Buongiorno a tutte amiche, io oggi andrò a preparare pomodori col riso. Dunque, per fare questi pomodori col riso mi occorrono, io qui ho 4 pomodori per 2 persone, 4 pomodori, una cipolla che dopo andrò ad affettare sopra, prezzemolo, un bel po' di prezzemolo, 3 foglioline di basilico, e uno spicchio d'aglio già pulito. Poi io qui ho messo 2 etti e mezzo di riso, ho delle patate, 8 patate, poi mi occorre il pepe, il sale, olio extravergine di oliva molto bassa. Devo mettere una pizzicata di origano nell'impasto e pomodoro. Dunque, io qui per prima cosa che vado a fare è tagliare i pomodori. Taglio dal sotto e lascio poi il coperchio, non lo taglio fino in fondo, lo lascio così e vado a svuotare i pomodori. Vanno svuotati per bene. Ecco qua, li tenete svuotati per bene. E ora li poggio in una teglia. Ecco, li poggio qui in una teglia. Vado col secondo pomodoro. Così. Lo svuoto. Qua pulisco per bene. Vedete? E metto in teglia. E così di seguito gli altri pomodori. Ecco, io ho svuotato tutti e 4 i pomodori. Li ho messi in una teglia. L'ho appoggiati. Ora che faccio? Tutto l'interno del pomodoro lo vado a tagliuzzare, non si butta niente. Questo condimento poi lo andrò a condire con prezzemolo, aglio, basilico e pochissimo origano e uno spicchietto d'aglio a pezzetti. All'interno del pomodoro si taglia tutto, eh.
Il riso si mette da crudo, non si cuoce. Si cuoce direttamente in teglia nel forno. Io ho acceso già il forno a 200 gradi, poi dovranno stare per 3 quarti d'ora. Poi si sente sempre il riso. Se il riso è cotto meno dei 3 quarti d'ora, allora va bene, mezz'ora, 3 quarti d'ora. Ecco qua. E ora ho tagliato tutto l'interno a pezzetti piccoli. Ora metto il prezzemolo che già l'ho lavato. Mettete anche i gambi che sono buoni, eh? Ora il fondone di basilico, queste le spezzettate con le mani, altrimenti il coltello mi ossiderebbe. Ora vado a mettere l'aglio. Sempre a pezzettini. Richiede un po' di tempo questa preparazione, però ne vale la pena. Sono buonissimi. Io le faccio maggiormente in estate, però ieri ho visto i pomodori che erano molto molto belli, allora mi è venuta l'idea di fare i pomodori con riso. Adesso metto un po' di pepe. Un po' di pepe, poi un po' di sale. Il sale lo metto anche nei pomodori. Se ero troppo verde, ma non fa niente. Potete anche staccarli i coperchi, eh? Non è detto che si devono lasciare come ho fatto io attaccati. Andiamo a salare anche i pomodori. Dentro, fuori, dappertutto, eh? Io per 2 persone ho detto 4 pomodori,
e 2 etti di riso. Andrebbe un cucchiaio ogni pomodoro. Ecco qua, io ho salato adesso tutti i pomodori. A questo punto metto un po' di oregano, poco, perché l'oregano ha un sapore forte. Poi ora mi lavo un attimo le mani. Adesso che ho messo tutti i condimenti, vado a mischiare con il riso. E aggiungo un po' di pomodoro per dar colore. Un 3 cucchiai, non deve essere proprio rosso rosso. Ora impasto tutto e vado a riempire i pomodori. Qui sono sicura che avanzerà, perché ce n'è tanto, eh. Ma lo andrò a distribuire una volta che ho messo le patate, lo metterò sopra. Questo è un condimento per 6 pomodori, mi sono allargata un po' con il condimento. Fate riempire i pomodori, questo si era tolto prima. Poi potete pure rinforzare, se vedete che i pomodori non sono pieni. Ecco, io ho fatto bello pieno perché qui ne ho molto di condimento. Rimetto il coperchio sopra. Passo al secondo pomodoro. Ne metto abbastanza, anche perché i pomodori sono grandi e rimarrebbero vuoti. Ecco qua. Vedete? Riempiti. Chiudo con il suo coperchio. Passo al terzo pomodoro. Poi lo appiattire un pochettino, eh. Terzo pomodoro. E questo è il quarto, anche qui si è tolto il coperchio, va bene, non fa niente, si può anche togliere direttamente senza togliarlo a metà come ho fatto io, eh. È rimasto un po' come pensavo. E questi sono riempiti. Ora io metto questo condimento, visto che mi è avanzato, ci andrò a condire le patate. Ora taglio le patate. E poi le farò a spicchi. Ora taglio tutte e 8 le patate. Allora, ho sbucciato tutte e 8 le patate, ora le andrò a tagliare in questo condimento. Non si brutta il condimento. Ecco, le farò a spicchi. Spicchi belle grandi. Guardate, le lavate, ecco, si fanno un 4 a spicchi.
Poi si cuoce tutto assieme. È venuta doppia, questo è un po' troppo grande, eh? Ecco, l'ho tagliato. Qua, spicchi così. Ora io mescolo tutto. Io faccio così perché a me mi è rimasto questo condimento, eh. Ma se poi non rimane, condite le patate normalmente con sale, pepe, prezzemolo e un po' di origano. A me mi è rimasto già il condimento e lo sfrutto. Però un po' di sale ce lo vado a mettere sulle patate e un po' di pepe. Ancora un po' di origano. E ora questo io lo vado a mettere nella teglia. Ora distribuisco un po'. Ecco, allargate un pochino le patate. Fate normalmente come se facessimo le patate al forno, no? Ecco qua. E ora ci vado a tagliare la cipolla a fette. E la metto sopra qui alle patate. Deve fare un po' altina, non fina fina, a chi piace la cipolla, altrimenti non la mettete, eh? Non è d'obbligo mettere la cipolla, a chi piace la mette. Ecco, vedete l'altezza.
qua e un pezzo di qua. Ecco qua. Ora metterò sale sopra la cipolla. Un po' di pepe, mi sono dimenticata di prendere lo zucchero, io metto anche un pochettino di zucchero per caramellare le cipolle e per aiutare a colorirsi, a diventare sul marroncino, e lo metterò anche sui pomodori, un po' di zucchero. Ora lo prendo. Giusto un pochino, non è che ne va tanto, su ogni cappello del pomodoro, sulle cipolle. Ora andrò a prendere un po' d'acqua, metto l'acqua, intanto metto l'olio sui pomodori e sulle patate. Quanto basta, non è che devono galleggiare nell'olio, eh. Ora prendo l'acqua per metterla sopra. Andrò a mettere un po' d'acqua nella teglia sui pomodori, che servirà anche per far cuocere il riso, e sulle patate. Non ne va molta, giusto quel tanto che serve per cuocere tutta la roba. Questo basta. Ecco, vedete? Non si vede l'acqua, ma è sotto le patate, non deve coprire le patate. Ok? Ora questa teglia andrà in forno già preriscaldata a 200 gradi per mezz'ora, tre quarti d'ora, anche di più di tre quarti d'ora. Poi sentite dal riso, se il riso è cotto, sono fatti, è pronto. Ok, vado a mettere in forno, eh. Allora, io adesso l'ho messo in forno e ci vediamo tra un po' alla cottura dei pomodori con riso. Ok, a più tardi. Eccomi qua. Allora, sono passati 40 minuti. Io ho sentito il riso, era cotto, anche le patate, e questo è il risultato finale dei pomodori ripieni col riso. Guardate che bello, bellissimi, eh? Si sono arrostiti al punto giusto i coperchi del pomodoro, le cipolle anche, e anche le patate sono giuste così. Ora scotta perché le ho tirate fuori ora dal forno e questa è la mia ricetta finale. Come sempre vi dico, se vi piace la mia ricetta, mettete un like, commentate, e chi non si è ancora iscritto al mio canale lo facesse, ok? Io con questa bella teglia di pomodori ripieni col riso vi saluto e vi dico
Ciao, buona giornata, alla prossima ricetta. Ciao a tutti.